centro della città intera di oggi, in questo freddo cerca di far sentire il calore e la vicinanza di tutti noi. Le celebrazioni del Natale, questa di oggi, sono un'occasione per stringerci ancora di più a tutti gli alpini in servizio, a tutti gli alpini in congedo e a tutte le loro famiglie. Un'occasione, come dicevo, di portare un omaggio dei milanesi a uno dei corpi più amati delle nostre forze armate, un corpo che ha sempre saputo offrire gli esempi più alti delle virtù umane e del valore militare. A tutti voi, amici alpini, va la nostra grazie, anche per ciò che rappresentate per ciascuno di voi e soprattutto per i più giovani. Sappiamo bene quanto sia importante il vostro esempio e oggi più che mai necessario. Il vostro esempio che oggi mantenete vivo con dedizione e con sacrificio, con amicizia e con spirito di corpo e con l'umanità che vi fa l'onore in Italia e oltre i confini. I nostri ragazzi hanno bisogno di questi esempi, valori civili che si fanno concreti in tutto il paese, attraverso attività anche di volontariato e di protezione civile. Il vostro è un impegno attivo che promuove il rispetto, la dignità della persona, la determinazione e il sacrificio. Rinnoviamo l'omaggio e il ringraziamento anche a tutti gli alpini che si sono sacrificati per la patria facendo il loro dovere. Anche questi siano ad esempio per i nostri giovani. Ricordiamo quanti hanno sacrificato la vita nelle guerre e coloro che anche in tempi più recenti sono caduti o sono rimasti feriti in servizio nel corso delle missioni internazionali in cui è stato impegnato il nostro paese. A tutti loro, alle vittime, a chi è rimasto ferito e a tutti i loro familiari che oggi li accudiscono, va il nostro pensiero riconoscente e il nostro omaggio commosso. Come dicevo, Milano vi saluta, vi abbraccia e vi ringrazia. E oggi ci accomuna anche un motivo di grande gioia. Siamo già all'opera, ce lo dicevamo l'anno scorso, proprio in occasione della messa di Natale, perché grande è stato il lavoro di quest'anno e possiamo dire che Milano vi aspetta per la grande annata del 2019. Siamo onorati che la nostra città sia stata scelta per ospitare la donata del centenario dell'associazione. Lei nacque proprio qui, in quel lontano 8 luglio del 19, grazie a un gruppo di milanesi reduci della Grande Guerra che vuole tenere vivo con lo spirito di servizio e di solidarietà che l'esperienza in guerra aveva loro insegnato. Oggi rinnoviamo l'impegno, si rinnova nel tempo attraverso la nascita di una comunità che vuole continuare a crescere. 100 anni di grande storia al servizio del nostro paese. Milano, Milano metropolitana già si stanno preparando e vi aspettano. Siamo all'opera per prepararci a questo grande evento di cui siamo così onorati. Viva Milano, viva l'Italia e oggi più che mai viva gli alpini.